Pace bene a tutti e ben ritrovati con il nostro appuntamento del lunedì mattina qui su Padre Pio TV, il network della sostenibilità cristiana, la, eh, la regola della sostenibilità, da Francesco a Francesco. Oggi con voi Fra Italo, il vostro Fra Italo in studio, ma il nostro Tony Augello da Milano, dalla BIT di Milano, nella Fiera Internazionale del Turismo. Buongiorno Tony! Ciao Fra Italo, ciao a tutti, ritrovati alla regola della sostenibilità io sono distante dallo studio fisicamente ma siamo assolutamente connessi sul grande tema della sostenibilità che anche sul segmento turismo sta diventando una leva molto forte un tema assolutamente presente vi anticipavamo settimana scorsa che avremmo partecipato a questa Importante eh, fiera internazionale sul turismo. Stiamo seguendo eh, seminari e convegni. E settimana prossima magari vi restituiremo nel dettaglio qualche eh, testimonianza diretta proprio sul tema. Grazie mille, Tony. Hai trovato modo di prenotare la nostra Crociera ai Caraibi? Poi allora <ride> ci, stiamo, <ride> ci stiamo lavorando perché eh, insistono che dobbiamo lavorare, qui poi Milano è no? la città per eccellenza, eh, il motore economico, il polmone economico d'Italia, per cui la vacanza è sempre eh, qualcosa che si farà domani. Ok, ovviamente la battuta era giusto per fare anche un po' di festa perché vedo che c'è tanto movimento, c'è un grande flusso di persone e quindi vuol dire che il nostro paese sta camminando, viaggiare è una cosa stupenda e quindi Toni aspettiamo veramente il tuo racconto e la tua relazione quando ci rivedremo qui a San Giovanni Rotondo. Assolutamente sì Fra Italo intanto ti auguro una buona conduzione della regola della sostenibilità e saluto tutti i nostri cari amici telespettatori l'appuntamento eh, ci ritroveremo ecco in studio lunedì prossimo ma per ora buon proseguimento di programma Grazie di cuore Toni, buona giornata a te. E noi rimaniamo nell'ambito del turismo, perché come si sa quando si viaggia si viene in contatto con una delle cose più belle, oltre all'arte, che è una forma di arte, ossia l'arte culinaria. Si trovano dei prodotti, si scoprono dei cibi che poi ci rimangono nel cuore. A volte si riportano a casa e li si fanno assaggiare ad amici e parenti rimangono conquistati. Allora poi si rischia di rimanere con la mano in bocca dicendo ma io vorrei riassaggiare questa cosa dove? si chiama, dove è, è nato questo prodotto, che storia ha, come si chiama, come faccio a ritrovarlo. Ecco, ora non è più un problema perché proprio qui a San Giovanni Rotondo si è svolto lo scorso 29 gennaio un convegno che ha parlato proprio di questo e il nuovo fenomeno è questo di local tourism, una piattaforma, una community che ci vengono incontro proprio per farci scoprire il tesoro della ricchezza culinaria e del turismo. Ascoltiamo il servizio. Perché localtourism.it? Localtourism.it perché è la concretizzazione di un'idea che da decenni gira in, intorno, che è quella cioè di mettere insieme cultura di un territorio, prodotto enogastronomico di un territorio e turismo dello stesso territorio. Localturismo.it è la concretizzazione di tutto ciò perché attraverso il QR code, attraverso un sistema digitale, una piattaforma digitale i prodotti enogastronomici, per esempio, di un territorio, di un determinato territorio italiano, diventano i biglietti da visita di quel territorio. E quindi chi scannerizza conosce l'azienda, ma soprattutto conosce il territorio da un punto di vista culturale, punti di interesse culturali, eventi. Enti culturali del territorio, altre aziende enogastronomiche che insistono in quel territorio stesso. Insomma, localtourism.it è l'oggi per quanto riguarda il turismo, la cultura e il prodotto enogastronomico di un territorio. Traccia il prodotto e connetti il turista che è in te. Con queste parole si può sintetizzare localtourism.it, una piattaforma digitale ed una community per valorizzare il proprio prodotto e promuovere il territorio italiano, soprattutto le aree meno conosciute del nostro bel paese. Proposto da Rete del Mediterraneo, impegnata da anni nella valorizzazione del territorio e da intuizioni creative, localtourism.it è stato al centro di un convegno tenutosi a San Giovanni Rotondo lunedì 29 gennaio. È aperto ai produttori enogastronomici e dei settori ricettivi della ristorazione e del turismo attivo. Si punta ad un mercato sicuramente internazionale. Turismo locale.it, quindi la desidenza finale serve proprio ad indicare che stiamo parlando di un turismo locale italiano. E il fatto di dover valorizzare i punti di interesse culturali locali significa anche aiutare una serie di, di comuni o comunque di realtà che non sempre vengono valorizzate ma dove è possibile poter trovare delle eccellenze enogastronomiche che possono diventare un vero e proprio driver del territorio locale. È importante una sinergia intanto, il produttore deve necessariamente cominciare a collegarsi meglio con quella che è la, la parte ristorativa e soprattutto con quella ricettiva perché non ci dimentichiamo che in tutti gli alberghi o le strutture ex alberghiere sono quelle che in qualche modo interessano i turisti oppure comunque quelli che vengono per lavoro. Quindi in quel momento lì se noi riusciamo a dire a, quel, a quell'ospite che è possibile poter vedere una serie di punti di interesse culturali e che si fa parte di una rete nazionale la cosa diventa interessante. La sostenibilità è, è molto molto importante, bisogna tenere presente che già il fatto stesso di poter dire a un ristoratore non prendere un prodotto che magari arriva da, da 3.000 km ma cerca di concentrarti quanto più possibile su lavorare con i produttori locali significa già quello sostenere non soltanto una parte economica ma anche una parte ambientale. Beh, oggi l'imprenditore che intende aprire un'azienda un, eh, diciamo, deve avere molto coraggio. Molto coraggio sia soprattutto nel nostro territorio perché abbiamo un territorio particolare, però ci sono delle buone opportunità, quindi molto, eh, sia dal punto di vista delle, delle agevolazioni e anche con le nuove tecnologie eh, si possono puntare a, a, nuove, a nuove opportunità, a nuove iniziative che si differenziano dalla, dalle attività tradizionali. Quanto è importante portare il brand Made in Italy fuori dai confini nazionali? È un aspetto ormai molto importante per le aziende agroalimentari e vinicole, soprattutto della zona nostra, per poter differenziare il loro business e ottenere possibilità diciamo, di fatturato diverse da quelle del mercato nazionale. Però è necessario attrezzarsi nella maniera giusta per poter riuscire nei mercati esteri. Molteplici sono i vantaggi che l'adesione a localtourism.it garantisce: la digitalizzazione del rapporto tra azienda e territorio, l'aumento della potenza di comunicazione, il brand Made in Italy valorizzato e certificato e l'azienda che diventa ambasciatrice del proprio territorio, con la conseguenza positiva che più turisti ci sono nel territorio, più si ha la possibilità che gli stessi diventino propri consumatori. Il momento di fare rete seriamente. Ci siamo, ce la siamo cantate per tanti anni questa rete che poi non è mai arrivata perché ognuno gioca nel suo, è il momento giusto, visto che abbiamo questa piattaforma a disposizione e noi nel nostro l'abbiamo sempre fatto, il territorio l'abbiamo sempre raccontato, ora diciamo che c'è un motivo di, di amplificazione, quindi saremo sul carro e facciamo del nostro meglio come abbiamo sempre fatto. Abbiamo questo mezzo perché funziona bene, lo sfruttiamo, anzi diamo una mano forte. È un messaggio di viaggiare in sinergia con tutti i produttori locali e del territorio. Quindi non vuol dire semplicemente usare quando si parla di chilometro zero, ma la cosa importante è usare terra, tradizione, territorio. E local tourism è questo. Nonostante abbiamo poche risorse economiche a disposizione, abbiamo tanti imprenditori coraggiosi che in un periodo così difficile si sono messi in prima linea, hanno rischiato per innovarsi. Ecco, questa è l'Italia, ma questa per me è la Puglia. Il nostro territorio è veramente ricco di tante cose buone che vanno valutate e sponsorizzate al massimo. Noi dobbiamo essere bravi a vendere i nostri prodotti legati ai nostri territori perché ormai un prodotto identifica un territorio e nello stesso tempo il territorio deve identificare il prodotto. Grazie alla vetrina all'interno di localtourism.it le aziende tramite il proprio e-commerce possono aumentare le vendite, soprattutto estere, e comunicare la storia, le tradizioni, la cultura e gli attrattori turistici del proprio territorio. Faccio un esempio brevemente: sono venuto in Puglia con la mia fidanzata in vacanza. Ho assaggiato dei prodotti bellissimi. Mi sono portato una bottiglia di vino, una bottiglia di olio, una bottiglia di, di, di un pacco di pasta. Torno a Londra perché sono inglese e una sera decido di fare una cena con degli amici e li faccio assaggiare la bottiglia di vino, buonissimo questo vino, da dove viene? Viene dalla Puglia, viene dalla provincia di Foggia, ma dove con esattezza? Scannerizza il QR code, dico ai miei amici inglesi, scannerizzando il QR code i miei amici entrano conoscono l'azienda che ha fatto quel, quel vino, conoscono dove è locata l'azienda, in quale territorio, la provincia di Foggia, quindi scoprono che cos'è la provincia di Foggia, ma poi scoprono che in quello stesso territorio, oltre ad esserci l'azienda la, che produce il vino che sto bevendo, c'è anche un'azienda che produce la pasta, che fa il vino, che fa l'olio, che fa le olive, commercializza c'è cioè, tutto, il pane, i salumi e quant'altro. Ecco, Localtourism.it fa sì farà, farà in modo che quelli miei amici diventeranno domani, l'estate successiva, torneranno qui in Puglia perché si saranno innamorati, avranno conosciuto digitalmente un territorio che io avevo già visto dal vivo. E quindi, da consumatori, diventano turisti. E proprio così, da consumatori, diventano turisti lungo la via della sostenibilità. Il turista è infatti è colui che apprezza le realtà del mondo per arricchimento culturale interiore e come tale assorbe e restituisce energia positiva e quindi valore circolare sostenibile. L'obiettivo primario di ogni impresa, di qualsivoglia settore, è esattamente la creazione di valore sostenibile, al fine di poterlo condividere con la collettività dei consumatori, da un lato, e degli stakeholder di riferimento, dall'altro, i quali ne sostengono socialmente, direttamente e o indirettamente, le risorse sociali, naturali e di regolamentazione culturale, politica, territoriale. E questa è la circolarità sostenibile che la Vision di Padre Pio TV si impegna ad alimentare e diffondere, con l'obiettivo strategico introdotto dal general manager professor Giuseppe Pio Macario di agevolare l'incontro sistemico e la condivisione in network dei valori sociali, ambientali e di buon governo. Ecco, e quindi salutiamo Giuseppe Macario, il nostro general manager. Abbiamo visto tanti volti, ascoltato tante testimonianze e dietro ognuno di quei volti c'è un tesoro del sapore, un tesoro della tradizione e della cultura. Local tourism è il ponte che ci consente di ritrovarli e quindi farli anche i nostri. Non scappate, noi ritorniamo dopo un po' di pubblicità. Bentornati carissimi e carissimi alla regola della sostenibilità. Abbiamo parlato di turismo, di vacanze, abbiamo parlato di buon cibo, ma tutto ciò non sarebbe possibile se prima non fosse preceduto, ahimè, forse direbbe qualcuno, dal lavoro. Oggi siamo qui con Fra Alessandro, Mastro Matteo. Buongiorno Fra Alessandro, benvenuto tra noi. Buongiorno, grazie. Proprio per approfondire questa dimensione della vita umana e vogliamo farlo a partire dall'esperienza di San Francesco di Assisi e anche di Santa Chiara perché su questa dimensione hanno veramente non solo scritto ma messo tanto in pratica. Vogliamo partire però dalle parole del nostro Papa Francesco che ascoltiamo. Quanta gente va a bussare le porte delle fabbriche, delle imprese? Per... Ma c'è qualcosa da fare? No, non c'è, non c'è. La mancanza di lavoro. E penso anche a quanti si sentono feriti nella loro dignità perché non trovano questo lavoro. Tornano a casa e eh, hai trovato qualcosa? Niente. Eh, sono passato per la carità, si porta il pane. Quello che ti dà dignità. Non è portare il pane a casa, tu puoi prenderlo dalla Caritas, no, questo non ti dà dignità. Quello che ti dà dignità è guadagnare il pane. E se noi non diamo alla nostra gente, ai nostri uomini, alle nostre donne, la capacità di guadagnare il pane, questa è un'ingiustizia sociale in quel posto, in quella nazione, in quel continente. I governanti devono dare a tutti la possibilità di guadagnare il pane, perché questo guadagno gli dà la dignità, è una unzione di dignità il lavoro. E questo è importante. È molto importante, sono preziose queste parole del Papa, un'unzione di dignità il lavoro. Fra Alessandro, credo che Francesco l'avesse capito. Sì, Francesco d'Assisi l'aveva ben capito e eh, l'aveva anche consegnato ai suoi frati come eh, modalità per santificare la propria vita. Eh, il lavoro viene riportato all'interno di alcuni scritti, in modo particolare nella regola non bollata, nella regola bollata e poi nel testamento, che è l'ultimo scritto che Francesco lascia ai suoi frati e a tutta la cristianità eh, proprio alla soglia della morte. E lì lui dice che eh, il lavoro è una grazia, quindi in buona sostanza unisce eh, la facoltà lavorativa alla dimensione teologica. Eh, coloro che hanno ricevuto la grazia di lavorare e quindi anzitutto il lavoro è un dono che viene dall'altro. E poi è un esercizio personale per poter non soltanto santificare le giornate, ma santificare il tempo, santificare gli altri attraverso l'impegno. Non dimentichiamo che Francesco, che è un uomo tutto evangelico, si rifà proprio a Gesù Cristo che eh, si impegnò nel lavoro, figlio di un falegname, di un artigiano, anche lui spese 30 anni della sua vita proprio nel lavoro. Ecco, l'altra volta c'era Fra Pietro Maranesi, con lui osservavamo anche con un po' di simpatia che ai tempi di Francesco non c'erano i frati o per esempio i preti, le suore, come tra virgolette figure professionali, nel senso che persone nella loro vita facessero quello, punto e basta. Ma bisognava trovarsi da mangiare, appunto guadagnarsi questa dignità tramite il lavoro. Com'era essere frati ai tempi di Francesco da questo punto di vista? Sì, i frati che eh, desideravano abbracciare la forma di vita eh, del Vangelo in semplicità e in umiltà eh, provenivano da eh, realtà molto diverse, per cui c'erano anche dei professionisti. Questo è il motivo per il quale Francesco, nella sua regola, dice che coloro che sanno lavorare di un lavoro particolare continuino a farlo. Questo è molto indicativo. La maggior parte dei fratelli, invece, eh, era. Erano fratelli semplici, ecco, che si dedicavano soprattutto uh, al lavoro della terra, quindi lavoravano presso altri, anche perché non dobbiamo dimenticare una dimensione eh, importante nella vita eh, del francescanesimo della prima ora, e cioè che. Eh, la vita di questi frati era itinerante, per cui si muovevano, non potevano assicurarsi un lavoro stabile in un luogo, ma lavoravano proprio per guadagnarsi il pane, per vivere. No? La, la classica logica che si lavora per vivere e non si eh, vive per lavorare. Ecco quindi, eh, nell'accezione francescana, il lavoro non è inteso tanto come retribuzione ma come modalità per rendere lode al Signore, questo è il motivo per il quale Francesco dice di lavorare eh, con fedeltà e devozione, e poi è chiaramente la modalità per la, la sussistenza, nient'altro. Per cui eh, il lavoro eh, al tempo di Francesco era um, un lavoro di diversa tipologia, però lui stesso indica ai frati di eh, compiere dei lavori eh, consoni al proprio stato di vita. E quindi dice nella regola, per esempio, di non fare gli amministratori o uh, di non truffare, chiaramente lavori che poi non nobilitano lo stato di vita scelto, o meglio, la risposta alla chiamata di Dio. Ecco e da qui, da una frase che ti hai detto, forse scaturisce anche una provocazione per noi di oggi, perché è l'uomo per il lavoro, il lavoro per l'uomo. Ecco, questa provocazione. Oggi conosciamo quest'altro termine che è il termine carriera, ossia il lavoro dal punto di vista della grande priorità della vita che ti dà il senso della vita. Siccome il lavoro, intuito così da Francesco, è una grazia di Dio, può diventare carriera in questo senso. Assolutamente no. Ecco, il lavoro ha uh, l'accezione della gratuità nella uh, dimensione francescana e anche quella della non appropriazione, perché non dobbiamo dimenticare che Francesco, in questi suoi scritti, indica ai suoi frati di lavorare uh, con spirito di servizio e eh, in minorità. Ecco, la minorità è una dimensione pervasiva di tutta la spiritualità francescana, è quella dimensione che non ci fa mai sentire superiori a nessuno, ma sempre servi di tutti, in modo particolare eh, servi inutili e obbedienti alla Santa Romana Chiesa. Per cui il carrierismo, che non ci dovrebbe essere in genere nella Chiesa, eh, ma per noi francescani, non deve assolutamente essere contemplato. C'è anche un altro scritto che è molto indicativo ed è la munizione quarta di Francesco, e si riferisce proprio a coloro che hanno eh, un ufficio un po' più alto nella gestione della vita dei frati minori, e Francesco dice che proprio coloro che sono costituiti in autorità tanto si devono gloriare di aver ricevuto quell'ufficio come se fossero deputati a lavare i piedi ai fratelli. Ecco che allora il lavoro è tutto inteso nella dimensione del servizio e non nella dimensione del potere e dunque in quanto tale non può essere carriera. Ecco, l'altra faccia della medaglia quando parliamo di, di un lavoratore è lo sfaticato. Francesco ha avuto mai a che fare con dei frati sfaticati, ricordo di uno che si chiamava Frate Mosca, lo chiamava così. Qual era la storia di questo frate, insomma, e qual è il consiglio di Francesco agli sfaticati e soprattutto anche a chi deve sopportare o sopperire agli sfaticati? Beh sì, Frate Mosca è indicativo per quei fratelli che non si danno da fare, che vogliono il piatto pronto e eh, già allora, ai tempi di Francesco, evidentemente se eh, c'era questa norma che veniva messa tra l'altro per, per iscritto... Era perché c'erano dei fratelli che abbracciavano queste vite e che non volevano darsi eh, da fare. Eh, il lavoro eh, deve poter impegnare tutti, tutti, nessuno escluso. Per cui eh, deve essere compiuto con eh, impegno. Diversamente ecco, si rischia di cadere nell'ozio. E questo Francesco ce lo ricorda all'interno dei suoi scritti quando dice che i frati eh, che hanno ricevuto la grazia di lavorare lavorino e questo anche per allontanare l'ozio che è il nemico dell'anima. Per cui eh, il lavoro non soltanto santifica il tempo, nobilita l'uomo ed è un percorso preferenziale per poter portare anche l'amore e l'annuncio di Gesù che ha lavorato, eh, ma allo stesso tempo diventa eh, un, un impegno reale per eh, allontanare l'ozio che è appunto è nemico dell'anima, cioè eh, ci fa... Eh, Perdere la bellezza, la profondità, la verità di quel tempo che noi possiamo trasformare in lode al Signore. Ecco, e da Francesco, secondo me è doveroso fare anche un salto a Santa Chiara, che forse nella dimensione del lavoro ha trovato una dignità profonda, che era anche quella della povertà che le ha potuto vivere perché lo ha richiesto, ma è una povertà alla quale doveva comunque fare fronte. Com'era la dimensione del lavoro per Santa Chiara e che importanza aveva? Beh, Chiara è tutta Francesco e la regola di Chiara, che è stata la prima regola scritta da una donna per donne, e chiaramente contempla anche questa prospettiva, la prospettiva del lavoro. Le eh, sorelle le, le povere di Santa Chiara, le povere dame, così come venivano chiamate all'inizio, si impegnavano ma eh, vivevano eh, la clausura. Ecco, è molto singolare che un eh, testo di fine 300, il De Conformitate di Bartolomeo da Pisa, eh, dica dichiara che nel momento del gran bisogno, quando cioè non arrivava la provvidenza, Chiara andasse al di fuori per lavorare, per chiedere l'elemosina. Ecco, l'elemosina è una dimensione che si può um, intrecciare con il lavoro, ma che non sostituisce il lavoro. Questo è molto chiaro anche da Francesco all'interno del suo testamento. Lui dice che quando non c'è la ricompensa che proviene dal lavoro, allora si vada per l'elemosina. Eh, e questo è eh, chiaramente indicativo anche nella forma di vita eh, di Chiara. Ma Uh, dobbiamo anche ricordare che tantissimi anni Chiara li ha vissuti a letto perché era ammalata, ma non ha mai smesso di indicare alle proprie sorelle ecco, questa unica modalità che chiaramente non ehm, sostituisce eh, o non. Ehm, far diminuire l'importanza della preghiera, ma la arricchisce perché la nostra vita appunto è un tutt'uno tra rendere l'ode a Dio, nello spirito di orazione e devozione, e poi un impegno uh, reale e fattivo, che è un impegno chiaramente fatto con le mani, un lavorare con le mani, quello che poi Buonaventura chiamerà il labor corporalis, ma anche un labor sapienzie, cioè un lavoro intellettuale, un lavoro di ricerca, di studio, che non è assolutamente inferiore rispetto al lavoro manuale. Ecco, questa distinzione la compie Bonaventura qualche anno dopo Francesco e all'interno di tutta la tradizione francescana si porranno sempre eh, i frati: questa grande domanda: ma è più importante il lavoro manuale o il lavoro intellettuale? Ecco, per Bonaventura. Il lavoro intellettuale aveva la priorità, ma poi io credo che in tutto il percorso della tradizione francescana un buon equilibrio non ha più messo una dimensione al di sopra dell'altra, ma una si può benissimo integrare con l'altra. Ecco la bellezza del volto del francescanesimo, cioè di uomini e anche di donne che si danno da fare, che lavorano con le proprie mani, ma che lavorano anche nella ricerca e nella conoscenza del mistero di Dio e della Chiesa. Ecco, fra Alessandro, grazie il nostro tempo per questo breve tuffo nel mondo del lavoro con il sapore francescano deve concludersi qui. Io ti ringrazio ancora, ovviamente ti invito per condividere con noi il tuo amore per San Francesco una prossima volta. Con piacere, con grande piacere. Pace bene a tutti. Grazie mille, Fra Alessandro. E noi ci vediamo dopo la pubblicità con la comunità Laudato Si. A tra poco. Grazie, Tony, e grazie, Fra Italo. E benvenuti nel nostro consueto spazio curato dai ragazzi della nostra comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Oggi è il 5 febbraio e oggi è una giornata particolare: è la giornata nazionale per la lotta allo spreco alimentare un argomento di cui abbiamo già sentito parlare, però abbiamo pensato che oggi è proprio opportuno riparlarne, in quanto proprio in questo momento, mentre noi siamo in onda, eh, a Roma si sta tenendo un'importante conferenza su questo tema, perché eh, se ne parla tanto, se ne parla da varie angolazioni ed è un argomento eh, particolarmente scottante, eh, in quanto eh, lo spreco alimentare è strettamente correlato con che è uno con quello che è un obiettivo dell'Agenda 2030. Sicuramente lo saprete, l'Agenda 2030 è eh, un, un documento che è stato stilato dall'ONU nel 2015 in cui eh, sono stati fissati alcuni obiettivi 17, questi obiettivi da raggiungere entro il 2030 per garantire uno sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo che è permetta alle generazioni future di continuare ad usufruire e a vivere sul pianeta Terra. In realtà dobbiamo dire che non tutti gli obiettivi di questo, uh, di questo documento si stanno raggiungendo allo stesso modo, tanto si sta facendo e se volete anche parlare di queste cose rientra in questo, nel raggiungimento di questi obiettivi. L'obiettivo 2 in particolare riguarda proprio la sc sconfiggere la fame. E oggi ne parliamo con i ragazzi appunto della comunità Laudato Si, sì, c'è cioè qui Anna Paola e Alessia che salutiamo. L'obiettivo 2, dicevamo Alessia, no, è proprio questo della sconfiggere la fame, ehm, mm. perché eh, la fame è ancora oggi la prima causa uh, al mondo uh, sì. di morte e a morire sono soprattutto le persone più vulnerabili, quelle che hanno bisogno di un'alimentazione particolare, cioè i bambini o gli anziani. Sembra assurdo ed è, ed è doloroso perché eh, non è vero che non viene prodotto il cibo, cioè non siamo capaci di produrre cibo, ma produciamo addirittura, questo è impressionante il dato, 5 volte più di quanto è il fabbisogno della popolazione mondiale. Ma c'è cioè, un ma. Eh, ci sono delle, eh, dei problemi sia a livello eh, politico eh, che a livello climatico a livello climatico perché sappiamo i cambi climatici determinano eh, la presenza di zone che non possono più essere coltivate e sono desertiche e poi ci sono purtroppo delle ragioni di natura geopolitica cioè in questi, nei paesi più poveri del mondo si coltiva foraggio che poi serve ad alimentare gli animali la cui carne viene venduta nei paesi ricchi. È un, sì. veramente una, una situazione abbastanza eh, inquietante. Mm -hmm. no? È una situazione inquietante che um, il Papa descrive come inequità planetaria, proprio per um, mettere in evidenza la differenza tra uh, tutte quelle parti, zone del mondo uh, dove c'è difficoltà a reperire cibo cibo per la, le esigenze di prima necessità quotidiane e zone del mondo, parti, paesi del mondo uh, dove invece c'è uno spreco di cibo, si mangia troppo, tanto che uh, si arriva a, fare, uh, a cercare delle diete alimentari anche per uh, problemi di salute, è, uh -huh. è paradossale questa cosa, da un lato da, in alcuni posti si muore perché non c'è cibo, in altri paesi del mondo c'è troppo cibo e bisogna ricorrere a terapie perché per l'obesità, per tante malattie di, di alimentazione scorretta, sbagliata. Esatto. E, mh, noi oggi vogliamo proprio provare a capire un po' quali sono le cause di questo fenomeno, soprattutto mh, le cause quelle più vicine al nostro vissuto quotidiano, perché solo una buona conoscenza delle cose può innescare un, un cambiamento in una esatto. direzione... Mh, giusta, uno stile di vita diciamo migliore esatto perché ci sono delle scelte che non dipendono da noi ma delle cose che invece possiamo, possiamo fare noi le cause sono tante, giusto, sì, dello spreco. Eh, ad esempio, eh, appunto, eh, si verific si, verifichiamo che eh, cuciniamo più di quello che in realtà poi andiamo a consumare nei nostri piatti, nelle nostre tavole. Eh, tanto che è stato un gruppo di scienziati ha registrato eh, il fatto che eh, ogni giorno viene sprecato un terzo, viene buttato un terzo di quello che eh, viene prodotto eh, per l'alimentazione quotidiana è come se noi eh, fossimo in due a, a tavola a cena o a pranzo e preparassimo quel menù anche per una terza persona però poi alla fine della, eh, del banchetto eh, quella terza quella terza dose la, la buttiamo eh sì, è proprio questo che avviene eh, nelle nostre tavole nei nostri, nelle nostre sale da pranzo eh sì. E poi eh, vediamo anche come spesso eh, quando andiamo a fare la spesa compriamo tanta roba che poi non abbiamo più il tempo di, di cucinare, di preparare. Quindi anche una gestione eh, de dell'acquisto delle cose che mh, affidiamo poi ai nostri istinti quando magari ci troviamo nei negozi esatto. tra gli scaffali presi dalle eh, offerte che vengono proposte. Eh, sono tutte abitudini che, di cui se noi abbiamo consapevolezza possiamo cambiare. Esatto, è vero che comunque a, mh, attualmente tra salari che non sono molto alti, eh, tra persone che perdono il lavoro e tra altre, altre situazioni generali sicuramente eh, c'è una, un, un una migliore razionalizzazione, però è vero anche che molto spesso eh, si scelgono degli, degli alimenti che hanno una bassa qualità e mm. questo si ripercuote anche sulla, eh, su, su, sulla salute. No? Eh, vedete, qui la regia eh, che, che ringraziamo ci sta mandando queste immagini che sono immagini proprio della giornata eh, di, mh, della, eh, contro lo spreco alimentare, no? spreco zero. E come diceva Anna Paola, è importante fare la differenza. Lo slogan di oggi è proprio: oh, Make the difference. Fai la differenza, fai tu la differenza. No? E come si può fare la differenza? Con delle piccole cose, noi possiamo fare delle piccole cose, quello che si fa un tempo no? riciclare, noi siamo qui, vi parliamo dal gargano <ride> e qui sul gargano esiste un piatto tipico, famosissimo, eh, che è il pancotto. Sì. Eh, il pancotto. Eh, eccolo qua, cioè, la, la regia ce lo manda. Uh -huh. eh. ah, il pancotto è un piatto diciamo, tipico del gargano. Eh, poi dipende da tradizione a tradizione, ogni paese ha la sua ricetta. Esatto, serve per riciclare di tutto, giusto, esattamente, <ride> ogni cosa c'è in frigo perché non riutilizzarla prima che venga buttata. Esatto. esatto, e questo è un piatto gustoso, nutriente, no? qui sul gargano, ma poi in internet ci sono tantissime ricette svuota frigo, sì. tante, <ride> eh, tante ricette che servono appunto a consumare gli avanzi, quelle porzioni che non sono così abbondanti per preparare un pranzo, un pranzo intero che però possono servire per preparare magari un antipasto, un piccolo dessert, utilizzando la fantasia, facendo quello che eh, qualche anno fa si faceva normalmente, adesso esatto. dobbiamo andarla a riprendere. Sì. Poi la tecnologia ci viene, ci viene incontro come sempre per fortuna. Ci sono, ci sono tante applicazioni, tante app ehm, che forse più i giovani stanno usando ultimamente, ehm, che ci aiutano a gestire meglio la lista della spesa o ancora altre applicazioni che ehm, mettono in contatto eh, noi produttori con quei negozi che eh, ristoranti, bar, locali in generale, che magari a fine giornata eh, rendono Disponibili a prezzi più bassi, a costo mh, molto eh, diminuito, il, il, tutto il cibo che, mh, che viene avanzato dalla vendita della giornata. E le cosiddette scatole magiche di, di questo cibo, comunque buono, di qualità. E, mh, che può essere ancora consumato. Addirittura in Francia c'è una bellissima um, iniziativa, il sacchetto del cane, eh, che detto così <ride> può sembrare una cosa un po' non tanto consona, invece, di cosa si tratta? Um, Alcuni ristoranti proprio chiedono um, come normativa ai clienti quando arrivano nel locale di portare con sé un sacchetto uh, che pos possono riempire con il cibo che avanza, con le pietanze che avanzano dalle loro cene, da quello che non hanno ancora consumato. Esatto. Così comunque loro lo pagano, lo portano a casa e lo consumano poi in un secondo momento, in, in un altro modo. È eh, chiaro, questi sono dei piccoli gesti, no? sono dei piccoli gesti che come dice il, il logo fanno la differenza, qui no, c'è un secchio, no? è brutto pensare che tantissimi prodotti passano velocemente dal campo al secchio, c'è una produzione molto alta che poi la, eh, di questa produzione molta viene sprecata e sappiamo che eh, come dicevamo prima gli sprechi possono essere anche dovuti a piccole malformazioni, no? Tante volte nei supermercati non viene venduto quello che è, è eh, magari, le carote che sono un po' storte o le mele che sono un po' piccole rispetto alle altre o un po' più grandi, no? Cioè, tante volte l'apparenza ci fa eh, fare delle cose un po' strane e in questo momento della storia della Terra, della storia del pianeta, forse dovremmo stare attenti. Ecco perché sì. vedete qui 2030 si avvicina, mancano pochi anni, fai la differenza e, e metti fine, cioè fai la tua parte anche per eh, stoppare, per bloccare i rifiuti alimentari. Vedete, eh, eh, è importante questo obiettivo 2, cioè è importante capire che anche il nostro piccolo gesto può permettere a qualcuno eh, di... A, a questo obiettivo che è sconfiggere la fame, cioè capire che il nostro gesto è legato ad un obiettivo molto grande, molto importante, che costa la vita a tante persone che è sconfiggere yeah. la fame. Sì. E infatti proprio il logo che è stato scelto per questa giornata contro gli sprechi alimentari è significativo, non deve passare diciamo così inosservato, è proprio una clessidra che indica benissimo il tempo che sta scorrendo e che non possiamo più perdere per fare la differenza, per fare dei piccoli gesti che possono davvero avere un grande cambiamento, un grande impatto ed sono cambiamenti a nostra nelle nostre mani abbiamo la storia nelle nostre mani e noi possiamo dare il nostro contributo quindi sì facciamolo questo è il nostro compito a casa per questa giornata esatto. grazie e ci vediamo la prossima volta ciao a tutti buona giornata. buona giornata e grazie a maria stella e alla comunità laudato sì che ci hanno dato tanti tantissimi consigli molto pratici ehm, in un tema molto molto importante. Oggi una puntata ricca, una puntata anche un po' frenetica, quindi oggi possiamo un attimo adesso rallentare e fare un attimo tesoro di quello che abbiamo vissuto. Innanzitutto abbiamo parlato di turismo, la BIT di Milano, questa grande fiera internazionale che si sta svolgendo in una delle città più importanti del nostro paese e che sta veramente radunando un grande flusso di persone per delineare le esigenze del nuovo turi turismo affinché possa essere assolutamente accessibile da una parte e quindi anche sostenibile. Abbiamo salutato il nostro Tony Augello che co conduce con me questa trasmissione e che è proprio lì a Milano in questi giorni per vivere questo evento e per fare tesoro di questa esperienza che ci racconterà una volta tornato qui da noi. Poi siamo passati a parlare di cibo, cibo legato al turismo, perché quando uno va a visitare un luogo una delle cose più belle è per entrare in contatto con la cultura. E le persone che li vivono e proprio mangiare ciò che si mangia in quei posti, perché il cibo è il sapore della cultura, dell'etnia, della vita che vibra da lì a secoli in ciò che si è vissuto in quei posti, in quei luoghi. E l'Italia è il luogo del cibo come arte, del sapore come tradizione, come cultura. Allora abbiamo scoperto questa bellissima piattaforma, questa bellissima iniziativa che si chiama Local Tourism, che permette di tracciare gli alimenti con i quali si è venuti a contatto, i prodotti prodotti tipici che si sono scoperti, magari riportati a casa, offerti ad amici e parenti, ecco adesso non saranno più solo un ricordo, ma è possibile risalire alla loro origine, storia e anche eh, possibile avere la capacità e la facilità di ritrovarli, di poterli acquistare e quindi di nuovo gustare. Dopodiché abbiamo fatto un po' un salto sul, sul versante diciamo, opposto possiamo dire a quello che è del riposo e della vacanza. Abbiamo parlato di lavoro, lo abbiamo fatto con Fra Alessandro Mastomatteo teologo e um, amante del francescanesimo, studioso del francescanesimo, partendo dall'intuizione di Papa Francesco, dal suo messaggio, Papa Francesco ci dice e ci racconta che il lavoro ci unge di dignità. Che cosa vuol dire? Che lavorare non è semplicemente portare il pane a casa, è una cosa più profonda perché si, posso, si può portare il pane a casa in tante maniere. Quello che conta è guadagnare il pane. Guadagnare allora diventa ciò che porta la dignità all'uomo. E quindi attraverso questo procedimento il pane diventa dignità, ma solo se è guadagnato. E allora abbiamo visto come Francesco d'Assisi avesse in mente questo, è un'idea precisa di lavoro, quando anche scriveva nel suo testamento, ed io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare. Voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale sia conveniente all'onestà. Coloro che non sanno imparino, non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio e tener lontano l'ozio. Allora vedete che, come così Francesco era un grande lavoratore, così lo è stato anche per Santa Chiara, che viveva una situazione diversa: viveva la clausura, non l'itineranza di Francesco. E tramite il lavoro, proprio quel luogo, la donna ha potuto fare un grande passo in avanti nella sua dignità e nella sua emancipazione. Non solo Chiara scrive per prima come donna una regola. Per delle donne, ma libera le donne da questo vincolo che le vedeva non capaci di poter essere povere e tramite il lavoro Chiara emancipa la situazione della donna rendendola indipendente. Le povere dame vivono la loro povertà e la vivono anche grazie alla dimensione del lavoro. Queste le cose che ci siamo un pochino dette e ci sono anche però delle novità che riguardano gli argomenti trattati. Passando ad alcune notizie molto molto interessanti, oggi che è il 5 febbraio, stiamo vivendo la nona giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare. Purtroppo carissimi dobbiamo dirci questo, lo abbiamo già Ripetuto varie volte, in Italia anche si spreca tanto tanto cibo. Torna a crescere lo spreco nelle case, soprattutto anche quelle degli italiani, con un 15% in più. Nel 2021 sono stati buttati, pensate, un po' oltre 30 kg di cibo a testa. 27% in più dell'anno precedente, maggiori sprechi di frutta fresca per un 27% seguita da cipolle, aglio e tuberi, 17% di pane fresco per il 16% in più, mentre verdure e insalata sempre per il 16% e il 15%. Ecco, secondo l'indagine mondiale di Food and Waste, firmata da Waste Watcher, l'Italia comunque, qui un po' ci possiamo consolare, possiamo uh, dire che almeno siamo il paese più virtuoso tra gli otto che sono stati indagati ecco eh, ci possiamo consolare con questo però è molto interessante riuscire a vedere che l'italia mantiene un primato in questo senso chissà perché noi ci portiamo a casa questa piccola consolazione però ci autorimproveriamo lo stesso dicendo che attenzione il cibo è Denaro, come nel video che stiamo vedendo. Vediamo un video in cui in dei vassoi vengono poste delle monete e vengono poste delle banconote. In effetti è così ed è un'immagine che noi dobbiamo un po' riportare ai nostri occhi perché la ricchezza ed il benessere hanno fatto sì che non consideriamo tanto il cibo così prezioso quanto lo paghiamo, con tutta la catena di produzione che c'è a monte. Allora ripromettiamoci per la sostenibilità ma anche perché siamo cristiani, di rispettare più il cibo e di non sprecarlo. Sempre su questo tema parliamo della Green Food Week, che è un'iniziativa di Food Insider che inizia sempre il 5 febbraio ed è una risposta all'iniziativa di Millumino di Meno. Che cos'è Millumino di Meno? Un'iniziativa che riguarda sempre lo spreco però in tema di energia elettrica. È una giornata istituita per sensibilizzare le persone a non sprecare energia elettrica, quindi spegniamo più, di, spegniamo più luci, consumiamo meno energia elettrica, meno elettrodomestici. Loro riportano questo concetto all'interno del mondo cibo. Lo fanno appunto rispondendo a questa iniziativa e chi sono. Loro dicono, crediamo che insieme si possa costruire una mensa innovativa che guarda al futuro del pianeta, una mensa che sposa i valori della sostenibilità e misura l'impatto dell'intera filiera sull'ambiente, mettendo in atto strategie per ridurlo, una mensa che promuove il consumo consapevole con prodotti a basso impatto ambientale biologico, biodinamico, antichi e, grani antichi e legumi, riduce le carni rosse, elimina la plastica, riduce e cambia i mezzi di trasporto, privilegia la filiera corta biologica, adatta strategie per ridurre gli scarti e il consumo di acqua. Ecco, vedete quante iniziative qui applicate non in un contesto domestico, ma addirittura in un contesto più industriale. Quante mense ci sono, pensiamo alle scuole pensiamo alle industrie, pensiamo alle fabbriche. Ecco, iniziare da questi eh, settori molto molto importanti che hanno un grande impatto può essere anche di ispirazione a tutti coloro che se ne servono, perché poi scoprendo un sistema alimentare innanzitutto più sano, più sostenibile, possano riportare nelle loro case tutto questo e quindi eh, spargere questa dottrina, fatemi usare questo termine, della sostenibilità e portarla ognuno alle proprie case. Ecco, queste le nuove notizie, questi nuovi orientamenti con i quali noi ci salutiamo per dare la linea alla celebrazione eucaristica. Ci vediamo lunedì prossimo con la regola della sostenibilità. Pace, bene e grazie.